Amici sportivi e tifosi del Trapani Sportivo e non solo, un saluto da Federico Ragona, benvenuti in questa nuova trasmissione sportiva editoriale Trapani Marilianese, a cura e condotto da Federico Ragona. Andiamo a vedere il primo editoriale sportivo del Trapani che andrà avanti per tutta la stagione, oltre alle post partita che andremo a fare durante le partite. Diciamo un Trapani che è tutto nuovo dal primo all'ultimo giocatore, una nuova proprietà arrivata in estate, il nuovo proprietario lo sapete ormai è Marco La Rosa, a parte Musso e Pipitone che sono state riconfermati in maglia ganata, il resto è tutti nuovi giocatori. Dall'altra parte c'era una importante marilianese che ha lottato oltre per 90 minuti per cercare di portare almeno un punto dal stadio provinciale di Trapani. Direi che c'è anche riuscita, diciamo così, a portare via un punticino importante e non uscire sconfitte dal provinciale. Un Trapani che comunque deve fare di tutto dalla prossima in poi in quei di Locri per la seconda giornata, deve fare di tutto per portare via a casa punti importanti per fare qualcosa per quanto riguarda il campionato. Una marilianese in una squadra importante, una squadra che comunque lotta, il Trapani però ci teneva a partire bene in casa, però purtroppo non è riuscito a vincere la prima davanti al proprio pubblico. Diciamo, se dobbiamo dare migliori in campo, possiamo dire che tutti hanno giocato bene in quella prima partita. Facciamo i complimenti anche alla marilianese per la squadra che ha costruito la società, una squadra giovane. Complimenti anche al direttore sportivo Agatino Chiavaro del Trapani per gli acquisti fatti e messi a disposizione al tecnico Torrisi. Diciamo che il prossimo editoriale sportivo è quello di Trapani Paternò in programma il 2 di ottobre per la terza giornata, quando il Trapani non giocherà in casa non faremo il editoriale ma faremo il post partita.